Alfabetismo in pillole. La parola di oggi, cariatide, deriva dal greco cariatidos, ovvero abitante della Caria, dove la Caria è un'antica regione dell'Anatolia. Racconta Svetonio che le donne della Caria vennero tradotte come schiave ad Atene durante le guerre persiane. Successivamente, quando si costruì l'Eretteo, tempio situato sull'acropoli della città vicino al Partenone, si usò la loro figura statica ed indifferente, sia nel viso che nella posa, al posto delle classiche colonne. Oggi questa parola è utilizzata in senso figurato per indicare una persona indolente e silenziosa, che non si muove, oppure una persona retrograda, di idee antiquate. Facciamo qualche esempio. Cariatide sarà l'amico pigro che non gioca a calcetto da una vita e si fa male al primo scontro. Cariatide sarà il collega che non riesce a fare niente al PC ed auspica il ritorno a carta e penna. Cariatide, infine, sarà il professore che non si schioda dalla cattedra neanche morto e costringe i suoi studenti a imparare a memoria testi antiquati. Cosa dire? Che, come sempre, muoversi fa bene, anche in senso figurato. Utilizza questa parola nei commenti e metti like. Iscriviti al canale.